Azione. Aspettate, grazie. 104, 4, 40. Azione alta. Stavano vivendo, su cui stavano impostando la loro vita, e uno è quello che esplode invece tra di loro. Non è che uno sia meglio dell'altro, certo uno ti fa vivere in un modo diverso dall'altro, questo sì. Madame Champagne! Ma sei matto? La bottiglia è del mio capo, e l'ha regalata un cliente. Purtroppo è Hubert. Troppo tardi. Le olive sono terminate. Le nocciolène, o sì, mi spiegas? Dopo la Calabria Saudita sei andato a vivere in Francia, vedo. Le mediterranee. Le olive? Tre vie nascoste, eh? Quanto puoi andare avanti a dire cazzate, te? In apparenza Anna ha una vita risolta. Collaudo? Dai, Ale, ho già buttato la pasta. Chi se ne frega? La mangiamo scotta. La mangiamo scotta. L'ho mangiata scotta tante volte. Il rapporto tra Alessio e Anna è pieno di sfumature belle, perché sono comunque due persone alla ricerca di una serenità, di una della costruzione. Alessio vorrebbe costruire una famiglia. Grazie. Anna, sai che non ti ho mai visto così in forma? Hai fatto una cura di bellezza? Sì, faccio i massaggi e bagni turchi ogni giorno. Hai tanto lavoro, Nina? Anche il sabato. Ha un compagno con cui ha deciso di comprare una casa, hanno fatto un mutuo, ha il suo lavoro, le sue piccole certezze. In questa vita che poi che lei ha scelto, e sembra che ci si trovi bene, ma è come se lei portasse dentro un'inquietudine di fondo. Sommato fino ad un certo punto della storia, però soddisfatto di quello che ha. Siamo una coppia che va d'accordo, cioè potenzialmente d'accordo. Insomma. In questo caso, in questa storia, c'è una
complicanza, cioè... Fino a quando non incontra Anna, che mette in discussione tutto questo. La finisci che devo fare? Stai calma però. Stai calma, vai a vedere in bagno cosa ha fatto tua figlia, vai! Potevo raccontare forse qualcosa che ancora non avevo mai affrontato così di petto, che è fondamentalmente la passione amorosa. Fare un film anche molto legato a un contesto storico, sociale, politico, che è questo, in cui le persone fanno fatica ad arrivare a fine mese, le persone normali. Le nuvole là. Ma mi fai parlare? La sua faccia deve andare scopata e basta, no? Sì, ho fatto paura. Nessuna, non è nessuna. Di essere riuscito a raccontare ogni personaggio da vicino senza giudicarlo, perché questo è abbastanza normale nei miei film, anzi credo sempre, ma in questo film in particolare è molto importante che uno spettatore possa immedesimarsi con ognuno di loro.